Lezione dedicata a Marcuse, a Herbert Marcuse. In modo particolare in questa lezione affronterò due testi, due capolavori della filosofia del Novecento, Eros e Civiltà, testo di Marcuse del 1955, e L'uomo a una dimensione, L'uomo a una dimensione del 1964. Queste due edizioni sono delle Einaudi, sono due tra le edizioni più belle, prestigiose e curate. L'uomo a una dimensione e Eros e Civiltà saranno i due tesi di riferimento di questa lezione. Marcuse è uno dei principali filosofi esponenti della scuola di Francoforte, uno dei principali anche filosofi intellettuali che ispireranno il 68 e la contestazione giovanile. Cerchiamo di inquadrare il filosofo e poi ne vedremo insieme il pensiero. Marcuse nasce nel 1898, nasce a Berlino e morirà poi nel 1907. Di spicco, vi dicevo appunto, della scuola di Francoforte, un intellettuale che però inizia il suo percorso di studi tra Berlino e Friburgo, laureandosi in letteratura tedesca, ottiene anche l'abilitazione poi all'insegnamento della filosofia e collaborerà nei primi anni venti con Heidegger, collaborerà appunto con Heidegger presso proprio l'università di Friburgo, ma poi i suoi interessi in modo particolare per la critica sociale e per il marxismo lo porteranno ad avvicinarsi all'Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte e lo porteranno appunto ad avvicinarsi alla filosofia di Adorno e Horkheimer, entrerà a far parte appunto dei cosiddetti francofortesi, dei filosofi appunto che ruotano intorno all'Istituto per la Ricerca Sociale appunto di Francoforte. Anche Marcuse, come Adorno, come Horkheimer, è di origini ebraiche, pertanto anche Marcuse, con l'avvento del Terzo Reich, con la presa del potere del nazismo, dovrà abbandonare la Germania e andrà negli Stati Uniti d'America, dove continuerà appunto ad insegnare, in modo particolare poi insegnerà in California e diventerà il titolare della cattedra di politologia a San Diego, appunto in California, avrà la cattedra di politologia e sarà uno degli intellettuali, delle menti di riferimento, diciamo anche del progressismo americano, della contestazione giovanile, della messa in discussione del sistema capitalistico, del sistema appunto di produzione e mercificazione capitalistico, uno anche dei punti di riferimento della rivoluzione femminile, della rivoluzione sessuale, anche un punto di riferimento per il cosiddetto terzo mondismo, dunque per tutte quelle filosofie che vedranno nei soggetti del terzo mondo dei soggetti rivoluzionari in grado di trasformare appunto il sistema sociale, la struttura sociale della realtà. Ma appunto di Marcuse vedremo soprattutto Eros e Civiltà e L'uomo in dimensione. Ci sono anche altri testi, tra cui vi segnalo La filosofia dell'utopia del 1967, poi Il saggio sulla liberazione, sono quelli gli anni, 1969, poi Controrivoluzione e rivolta del 1972, sono alcune tra le opere principali appunto di Marcuse. Vediamo adesso insieme il pensiero di questo filosofo appunto anticonformista, di questo filosofo sicuramente rivoluzionario, uno dei filosofi che a mio avviso ancora oggi dobbiamo e possiamo interrogare. Possiamo interrogare perché parla di temi estremamente a noi vicini, i temi appunto della mercificazione, della repressione del lavoro alienato, della società alienata, delle marginalità, il lavoro, parla anche dell'industria culturale, fa una riflessione ancora più interessante per i giorni d'oggi rispetto a quella fatta da Adorno e Horkheimer, e poi ci arrivo. Adorno e Horkheimer teorizzano l'industria culturale, nel capitalismo anche la cultura diventa un'industria finalizzata a realizzare il profitto, ma a Marcuse aggiungerà che questa industria culturale è anche capace di ottenere profitto criticando la stessa industria culturale, cioè l'industria culturale fa profitto
producendo prodotti che criticano la stessa industria culturale, ma ci arriverò sul finire appunto della mia lezione. Dunque un autore che possiamo interrogare perché parla di temi di strettualità, ma anche che dobbiamo interrogare perché rappresenta forse una chiave di volta di lettura interessante per la nostra realtà, per la nostra società, e forse ci dà anche alcune risposte lungo la via dell'emancipazione, della liberazione, che a mio avviso rimangono le vie principali da seguire in ambito intellettuale, in ambito pratico, empirico, in ambito filosofico, in ambito scolastico. L'emancipazione dell'uomo e della donna, l'emancipazione come grande sociale, economica e politica, come grande prospettiva dell'umanità. E questa prospettiva di emancipazione oggi deve dare conto di due altri aspetti, gli animali e la natura in senso più ampio del termine. Partiamo da Eros Civiltà, partiamo dalla grande intuizione di Marcuse. Marcuse parte dal tema già affrontato da Adorno e Horkheimer, ma ancora prima da Freud, al tema della repressione, no? La nostra società di repressione molto molto dura. Ma a differenza di Freud, che sosteneva di fatto una repressione perenne, un grado di repressione perenne come anche elemento naturale della società. Ogni società, dirà Freud, in il disagio della civiltà, ogni società ha un grado di repressione più o meno permanente che permette la riproduzione della società stessa. Se non ci fosse repressione, se la libido fosse appunto incontenibile, ci sarebbe un'implosione della società e della civiltà. Dunque ogni civiltà, ogni società ha un livello di repressione che permette ad essa di vivere, di riprodursi. Dunque secondo Freud c'è un livello di repressione permanente, perenne. Secondo invece Marcuse, il livello di repressione della società industriale capitalistica è ben più elevato delle società precedenti, perché la società capitalistica, la società industriale si fonda proprio sul lavoro alienato e sullo sfruttamento. Ecco dunque la filosofia critica di Marcuse, ecco la critica sociale di Marcuse. La società capitalistica industriale ha una repressione addizionale, cioè una repressione superiore rispetto alle altre civiltà. La civiltà capitalistica industriale è una civiltà che produce una repressione addizionale. Questa repressione addizionale consiste nel reprimere soli desideri, libertà, consiste nel reprimere gli istinti vitali. Perché? Perché questa società che si fonda sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, che si fonda sul lavoro alienato, che si fonda sulla produttività, che ha trasformato l'uomo in un essere per la produzione, non in un essere per il progetto Heidegger, per una vita autentica, l'essere per la vita autentica, questo è un essere per la produzione, il produci, consuma e crepa, è un essere per la produzione che può esserci soltanto se reprime i propri istinti di libertà, i desideri, gli istinti vitali, i sogni. Se non c'è questa repressione, la società capitalistica, industriale, consumistica, fatta su un lavoro reiterato, sul consumo reiterato, su vite standardizzate, sulla mercificazione della realtà, questo sistema implode, non regge, e dunque questa repressione addizionale è diventata addirittura la cifra della vita dell'uomo. La cifra della vita è data dal principio di produzione, dal principio di prestazione. Tutto viene valutato in maniera prestativa e la scuola, lo sport è normale, si fonda su prestazioni, no, ma dallo sport alla scuola, dal lavoro nella fabbrica, alla società, all'organizzazione sociale, alla famiglia, la prestazione intorno ai figli, intorno alla produttività, intorno ai voti, intorno a quanto consumi, intorno a quanto produci in tempo, intorno a quanto accumuli, a quanto hai fatto in questo weekend, quanto hai fatto in queste vacanze, la prestazione quantitativa è la cifra del vivere in una società industriale atomizzata, individualistica e della ultraproduzione, dell'ultraconsumo. Dunque il concetto di repressione addizionale, cioè la società capitalistica industriale ha una repressione addizionale, un surplus di repressione che l'uomo deve introiettare. L'uomo deve introiettarla perché? Perché la cifra della vita che deve condurre
produrre è quello dell'essere per la produzione, e dunque la cifra è assolutamente il modello prestativo. Dunque l'uomo deve indirizzare l'energia psicofisica, l'energia mentale, l'energia fisica, i suoi desideri verso ovviamente la produzione e la prestazione, non verso il godimento insieme agli altri. La comunità si disgrega, perché? Perché c'è il necessità, se uno il capitalismo pensa che se ognuno va a perseguire i propri desideri, i propri sogni, la comunità capitalistica industriale si disgrega, pertanto deve tutta la società muoversi nell'ottica del consumo, nell'ottica della produzione, nell'ottica della prestazione. Invece Marcuse dice che lì si ritroverebbe rovesciando il paradigma del capitalismo consumistico mercificatorio, si ritroverebbe che cosa? Si ritroverebbe l'autenticità della vita, dello stare insieme agli altri, attraverso il godimento, attraverso il piacere. Ma la aspetto ancora di più forte di questa società capitalistica repressiva e che ha fatto sì che gli uomini abbiano introiettato questo modello di vita. Dunque gli uomini vivono per la prestazione, vivono per la competizione, vivono per prevaricare gli altri, vivono per accumulare e sono disposti a sacrificare, non sanno neanche più quali siano i sogni della libertà, non sanno neanche più quali siano i piaceri del vivere insieme in maniera aconflittuale, acompetitivo, perché sono cresciuti, perché vengono cresciuti gli uomini e le donne, i bambini e le bambine in un modello prestativo scolastico, il modello prestativo poi lavorativo. Ecco da qui poi l'idea di una pedagogia alternativa. Sono quelli gli anni in cui si producono tante anche idee di pedagogie alternative, orizzontali, non verticistiche, dove si producono anche idee di cooperazione, non di competizione. Perché l'uomo fin da piccolo, abituato a competere, a essere per produrre, dimentica che si può anche essere per gli altri, essere per stare insieme agli altri, vivere con gli altri, nella felicità individuale e nella società collettiva. La felicità individuale passa per la felicità collettiva, quella collettiva si alimenta di felicità individuale. Questa è la prospettiva: cooperazione, solidarietà, ma che non vengono insegnate nel mondo consumistico, capitalistico, produttivo e mercificatorio, perché deve portare gli uomini ad adottare un sistema chiaramente ultraconsumistico, ultraindividualistico, senza il quale il capitalismo altrimenti crollerebbe, senza il quale il capitalismo appunto di questo tipo, della produzione seriale, del consumo bulimico, crollerebbe. Ecco dunque che in questo tempo, in questa società, in questa civiltà, l'eros è di fatto una questione di procreazione, di riproduttività, e la sessualità è diventata appunto una merce tra le altre merci, è sottoposta ai tempi della produzione, ai tempi della fabbrica, ai tempi del piacere appunto coatto. C'è il momento del piacere, il momento della riproduzione, c'è il momento del fare figli, c'è la sessualità, è un momento tra gli altri momenti standardizzati, altri momenti di consumo, tra gli altri momenti cronometrati, tra gli altri momenti stabilizzati. Non c'è un piacere libero. Cosa ti piace veramente? Cosa ti porta al godimento? Cosa ti porta a liberare energie appunto di piacere? Questo piacere non può essere appunto vissuto nella società capitalistica. Puoi solo vivere il piacere che decide la società capitalistica di poter, che possa essere vissuto. Un piacere dunque standardizzato, un piacere appunto che deve essere controllato, catalogato, che diventa un prodotto. Poi oggi sta cambiando, e qua dove Marcuse è molto avanzato, la società prevede anche dei prodotti di piacere consumistico anche per soggetti che prima non potevano produrre, godersi quei consumi. Mi spiego ancora meglio: oggi la società produce dei momenti di piacere anche per amanti gay o lesbiche che un tempo non erano contemplate nella visione più patriarcale del sistema capitalistico. Oggi il sistema capitalistico ha capito che può fare tranquillamente anche soldi e può vendere prodotti, e aprendo anche la solidità degli amanti, del maschio o femmine, della prostituzione maschile o femminile, può aprirsi anche rispetto alle gay e alle lesbiche, allora ammanta un piacere molto più ampio e più diffuso, ma in realtà è sempre dentro le stesse regole del consumo. Perché? Perché dentro la società capitalistica sono i tempi per per provare piacere, i tempi della società, i tempi. I tempi vengono stabiliti e devi essere conforme a quei tempi, a quella modalità. Ecco dunque che l'elemento produttivistico, se ci pensate, anche il tempo dell'orgasmo, la grandezza del piacere, del membro, tutto è quanto duri, quanto hai goduto, quanto, non il come, quanti fidanzati hai, quanti baci hai dato, quanto, è tutto quantitativo e non qualitativo. E anche il piacere attraverso i social, i piaceri
piacere attraverso Instagram, il piacere attraverso anche il nostro andare su YouPorn o XXVideo, è tendenzialmente più quantitativo, è mercificato, non nasce da un autentico desiderio liberato. Noi non sappiamo quali siano forse i nostri più desideri più autentici, i nostri più recondi desideri, perché viviamo già dentro i desideri che ci vengono proposti, stimolati dalla società del consumo, e ci vengono anche quantificati, ci vengono appunto mercificati. E non è un caso che ci sia una bellissima rilettura del mito di Prometeo da parte di Marcuse. Prometeo è il mito dell'Occidente, perché è vero, va a liberare, totalmente diverso, va a liberare il fuoco. E dunque dà la ragione agli uomini, dà questa tecnica agli uomini, ma questa tecnica, ci dirà Marcuse, è stata rovesciata, e non è una tecnica emancipatoria, ma è una tecnica di fatto che ci rende appunto schiavi, una tecnica che è dominante, è dominio di alcuni sugli altri. E dunque tecnica, fatica di Prometeo sono l'emblema della nostra società occidentale, che ha tolto i tempi del piacere, i tempi della vita, i tempi della comunità, il tempo dello stare con gli altri. Abbiamo poco tempo, i 5 minuti per, i 10 minuti per, i 15 minuti per, e c'è l'intervallo, e c'è la coda in macchina, c'è il momento della partita, e adesso si va a ballare, e adesso c'è il momento della lettura, mi prendo questo tempo. No, ti concede la tua vita così incastrata nel tuo modello consumistico di avere al massimo quei minuti lì, e dentro dei minuti così rigidi non c'è la veridicità dell'uomo e della donna, del piacere e dell'eros. L'eros in senso ampio come libido, come piacere, è di fatto represso. La nostra società della repressione della libido autentica, ed è una società della libido preconfezionata che compriamo al supermercato in mezzo a tanti altri prodotti. Qual è la risposta che ci dà Marcuse? Quali sono le vie di liberazione? Quali sono le vie di emancipazione? Sono tendenzialmente tre, ci dirà. Bisogna assolutamente buttarsi, rifugiarsi nell'autenticità dell'arte. L'arte è forse ancora il grande spazio intellettuale, culturale, sociale in cui ci può essere verità, dove ci può essere la non alienazione. L'arte quale? L'arte non alienata, l'arte non allineata, l'arte underground. E dunque viene esaltato appunto da Marcuse Port l'arte come creatività, ed espressa la figura di Orfeo, il cantore tracio, figlio di Apollo e simbolo della musica. Orfeo che ridiscende col suo poi con la sua musica, col suo flauto, no? Ad incantare le creature degli inferi. Orfeo, creatore, poeta, musicista, è lui l'autentica risposta alla società della mercificazione, rovescia, rompe la società della mercificazione. Ma qui Marcuse dice che bisogna stare attenti, perché molti artisti anche underground poi possono subire il fascino dell'industria culturale, ne vengono riassorbiti, e oggi c'è il Che Guevara sulle magliette, ci possono essere ovviamente i cantanti, i gruppi rock, punk o meno, che altro che non sono poi che dei merchandising, dei soggetti che criticano il sistema, finiscono per esserne parti perché il sistema li ingloba e diventano dei prodotti da vendere essi stessi, magliette, gadget, dischi, concerti, sponsor, eccetera. Cioè, perché il sistema dell'alienazione, del consumo, della produzione, della repressione dell'eros è tale per cui il sistema è talmente forte che riesce a assorbire anche i dissidenti. C'è dunque l'arte della dissidenza, ma venduta dagli stessi repressori della dissidenza. Dunque la vera arte, quella non allineata, quella underground, potremmo dire dunque l'arte degli albori, perché poi quando entri nel sistema quella purezza artistica non ti è più concessa, o forse è concessa solo ai grandissimi, a coloro che essendo talmente grandi possono dettare le linee alle major e ritagliarsi gli spazi, ma forse neanche essi, va bene? Dunque funzione salvifica dell'arte underground, funzione salvifica dell'arte che ha capacità di utopia, l'arte utopica, cioè l'arte deve immaginare mondi, deve squarciare il velo di Maya di Schopenhauer del mondo consumistico, atomizzato, del mondo della mercificazione, immaginare in quello squarcio che produce una nuova realtà verso cui andare, verso cui muoversi, immaginarci liberi in modo diverso per provare poi a realizzare quella libertà, altrimenti qui soffocata, qui appunto è repressa ed è autorepressa, perché noi ci autoreprimiamo avendo avuto un'educazione alla prestazione,
Tant'è che noi a scuola fatichiamo a creare classi orizzontali, perché? Perché nel momento in cui fai questa cosa ti chiedono ma il voto e quanto mi dà professore, ma l'altro professore invece mi ha detto che questo è perdere tempo perché poi c'è un esame che è dato di voti, di conoscenze e competenze che vanno numerificate, e quello numerate o numerificate, mi ricordo di più questo, forse questo neologismo che mi dà l'idea di mercificazione, il numero è una forma di mercificazione. È difficile essere educati al voto, al voto, al voto, al voto, al conto in banca, al conto in banca, mettere via nel saldo, soldi, soldi, soldi. È difficile immaginare una vita di cooperazione. Magari quando la viviamo, se abbiamo la fortuna di vivere, capiamo che quella era una prospettiva bella, una prospettiva ricca, una prospettiva feconda. L'arte dunque salvifica, utopica, che squarcia i veli e il grigiore del presente immaginando dei futuri. Poi l'eros, bisogna vivere una società sovversiva, liberata da standard, una sessualità che è al di fuori della riproduzione. Bisogna andare verso una sessualità appunto liberata, che non è una mera gratificazione materiale, una sessualità che ha a che fare con amore, ma ha a che fare con orgasmo, ha a che fare con il piacere del proprio corpo in relazione ad altri corpi, ma va liberata da standard, da paletti, da consumo, da denaro. La sessualità appunto va portata fuori da una omologazione dominante. Bisogna liberare la sessualità e andare alla ricerca dei piaceri più reconditi, più anche dei piaceri anche più autentici, nel rispetto chiaramente dell'altro, perché la società è con l'altro, non è la società soltanto di come un oggetto di consumo proprio individuale. La società va liberata da questa idea: io mi riproduco, io godo, io il mio orgasmo. L'orgasmo va poi portato a dimensione appunto di creatività, di socialità, di orizzontalità. È chiaro, l'idea di liberare l'amore anche dalla coppia monogamica, e questi sono gli anni anche della teoria delle coppie aperte, non richiudere la società, standardizzarla appunto in un certo tempo, in una certa ritualità che poi diventa stantia, che diventa repressiva. E poi c'è l'altra grande via che è presentata da Marcuse nell'Uomo e la Dimensione. È il grande rifiuto, il saper dire no ad una vita monodimensionale. La società appunto industriale produce uomini monodimensionali. Monodimensionale, una dimensione sola, la donna casalinga o la donna operaia, l'uomo operaio, l'impiegato, il colletto bianco, la tuta blu, l'imprenditore, in monodimensione. Si perde l'umanità, l'umanità, l'essere uomini, che non è essere appunto alienati in un'unica determinazione storico-sociale. Bisogna andare verso una determinazione storico-sociale che è plurale, che è plurima, perché in noi c'è tanta cosa, in noi c'è la capacità manuale, in noi ci può essere il pasticcere, il cuoco, ma ci può essere l'operaio, ci può essere il poeta, il cantante, in noi ci può essere tantissimo, quel pittore, il viaggiatore o il meccanico, ma bisogna andare verso l'età che ti dia la possibilità di capire quali siano le tue dimensionalità e trovare quella autentica, invece questa società che ingabbia, che utilizza queste persone nelle campagne, queste nelle fabbriche, queste nei supermercati, queste persone perché sono già figli di operai, figli di poveri, figli di migranti, figli del sud del mondo, perché fanno parte di questo gruppo, di questi marginali, di queste minoranze, di questi boschi, di queste pianure, queste persone faranno queste, indirizzate questo, o al massimo uno ce la fa, è l'uno su mille, il mito dell'American Dream, facevo la cameriera, sono la prima ballerina a Broadway, ma quello è l'elemento singolo, il mito dell'uomo che ce la fa, di uno su un milione. Marcuse parla degli altri milioni o miliardi di persone che sono appunto in una condizione di indigenza e di monodimensionalità, cioè costretti quasi subito a quel tipo di vita di consumatore, di operaio, di lavoratore precario. La monodimensionalità degli esclusi, degli sfrattati, degli sfruttati, sfrattati, la monodimensionalità appunto dei precari, dei marginali, dei rinchiusi. Un tempo rinchiusi ad Auschwitz è un salto grande, poi rinchiuso in una fabbrica, poi in un centro di detenzione, poi in una banlieue, poi dopo nell'apartheid e poi dopo nella nostra precarietà, disoccupazione, nella nostra solitudine che ci porta al suicidio. E dunque il gran rifiuto, sono oltre i 25 minuti, mi sono posto di stare dentro i 30, il gran rifiuto di Marcuse consiste nel proporre agli emarginati, agli esclusi, agli uomini appunto di tutti i terzi mondi, presenti sia nel primo mondo che poi nel terzo mondo, allora immaginava appunto il Sud America, l'Africa, i grandi esclusi debbono unirsi per dire un grande no, devono trasformarsi in soggetti rivoluzionari, allora, le donne, i migranti, appunto il sottoproletariato, perché il proletario invece che tedesco, francese, italiano, che ha già una condizione di stabilità, è diventato piccolo borghese in questo, vuole quella macchina, vuole andare
andare in vacanza, vuole forse una vita fatta di produttivismo, fatta di competizione, la vorrebbe anche un po' di più per lui, un po' più denaro per lui. E quello dunque dell'operaio inserito o dell'impiegato inserito è quello di riprodurre un sistema che di fatto è escludente e marginalizzante. Allora i marginali devono unirsi, capire che bisogna rompere quella monodimensionalità, quella dimensione di essere piegati al sistema, di essere inseriti nel sistema, e bisogna liberare con la loro forza, devono liberare con la loro forza, con le loro vite, con la loro alternatività, con il loro essere diversi, liberare e sprigionare energie per costruire un mondo nuovo. L'utopia necessaria passa per coloro che sanno immaginarsi, inventarsi, che sanno sognare, e il sogno soltanto più inventa, tanto più chi è escluso, chi è marginale, chi è dentro questa dimensione e la difende ogni giorno, non ha più la forza, la capacità di rompere quel sistema. E dunque il sistema andrà rotto e sarà rotto, secondo Marcuse, da soggetti esterni che hanno la forza rivoluzionaria. Oggi forse le donne, forse i giovani, non lo so, però di soggetti rivoluzionari vi è bisogno. Io rimango un inguaribile rivoluzionario, nel senso che penso che il cambiamento passi attraverso la sforza, la spinta di soggetti che abbiano il coraggio di cambiare il mondo. Di cambiare il mondo, che vuol dire appunto avere la forza di rovesciare degli equilibri, rovesciare anche delle situazioni, no? ormai reiterate, ma fondate sullo sfruttamento, fondate appunto sull'anonimato, fondate sul grigiore della vita. Ok, fondate su queste patrie, ci rinchiudiamo nelle case, alziamo i muri, non ci fidiamo di chi è il nostro vicino. Questo mondo fondato su un egoismo cinico che perversamente reitera il sistema dominante, fatto di esclusi e inclusi, e gli esclusi sono molto poveri, ma gli inclusi sono auto resi prigionieri nelle loro appunto gabbie, nelle loro case. Questo sistema crea depressione. I suicidi nel mondo sono il numero principale di morti, più della guerra, capite? Gli psicofarmaci dominano le nostre società, siamo profondamente infelici. L'infelicità, secondo Marcuse, si combatte cambiando la società, liberando un eros represso, uscendo cioè dal consumo, della mercificazione e dell'alienazione, e attraverso la rottura della monodimensionalità. Noi siamo uomini a più dimensioni, dobbiamo capire di essere a più dimensioni, e per capirlo forse abbiamo bisogno di un soggetto forse esterno, terzo, rivoluzionario, che ci ricordi un po' anche le catene che ci siamo messi e che difendiamo. Noi stiamo difendendo le nostre catene. Per romperle è dunque indispensabile una rivoluzione interiore ed esteriore. Buon anno ancora a tutti, buon Marcuse, nei prossimi giorni Stirner e poi Ayn Arendt.